Barbara D'Urso è stata la più penalizzata e tantissimi telespettatori delle reti Mediaset si saranno accorti dei clamorosi e inattesi cambiamenti che l'azienda televisiva ha attuato a partire dalla stagione in corso. A dire il vero, la modifica più sostanziosa per quel che riguarda il palinsesto di Canale 5 l'ha subita sicuramente Barbara D'Urso. Infatti la conduttrice napoletana si è vista togliere molte delle ore di diretta che fino all'anno passato erano a disposizione dei suoi programmi Pomeriggio 5, Live Non È la D'Urso e Domenica Live. La promozione a Silvia Toffani Nudo. Altra variazione ha riguardato l'apertura anticipata del talent show Amici di Maria De Filippi. Infatti, a differenza delle passate edizioni, il programma ha preso il via circa un mese e mezzo prima. In casa Mediaset, una storica conduttrice ha beneficiato di una promozione, stiamo parlando di Silvia Toffanin, con l'appuntamento con Verissimo che è stato raddoppiato, andando in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio sempre su Canale 5. Tutto questo a discapito di Barbara D'Urso che dopo un decennio si è vista togliere Domenica Live. L'addio di Tommaso Zorzi a Mediaset. Mentre colui che ha deciso di lasciare l'azienda Mediaset è Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Nella passata stagione televisiva il rampollo meneghino è stato un protagonista assoluto, vincendo un reality show e partecipando a numerosi programmi. Al termine del programma condotto da Signorini, il 26enne ha partecipato alla 15ª edizione dell'Isola dei Famosi. Ma in questo caso nel ruolo di opinionista, affiancando le sue due colleghe Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. In più ha condotto una trasmissione su Mediaset Infinity. Stando a quanto riportato dal magazine Chi, Zorzi avrebbe rifiutato la proposta di un format che andrà in onda nella prima serata di Italia 1. Ciò nonostante, l'influencer ha comunque ringraziato l'emittente televisiva.